movimento assolutamente innaturale, cioè piena attaccata alle gambe. Marco Frigatti, ecco, allora, guardate, effettivamente si sta scaldando. Marco, se intanto vuoi dire per favore, allora, le regole di questo record? Questo record consiste nel far esplodere, come hai già spiegato, il maggior numero di palloncini usando solo la schiena in un minuto. Zlata dovrà inarcare la schiena all'indietro e in modo da sedere, in sostanza. Il minimo per stabilire questo nuovo Guinness World Record è di 10 palloncini scoppiati. Ecco, quel signore che vedete vicino a Marco Frigatti, al suo assistente Lorenzo, con la faccia, diciamo, abbastanza seria, è il marito Zlata e sarà il suo assistente, che lei ha chiesto che fosse lui appunto a passare i palloncini. Questo è il modo che ha Zlata di guardate, è veramente impressionante la disinvoltura con cui lo fa, incredibile. Sono fondamentali questi movimenti nelle fasi di esercizio, deve scaldare la colonna vertebrale, che i muscoli coinvolti in questa, diciamo, operazione di schiena. Guardate, sembra quasi non avere la spina dorsale, ha un'elasticità davvero incredibile. Zlata arriva veramente dalla, incredibile, da vedere. Arriva dalla ginnastica artistica, ginnastica circense, ha studiato e si è allenata nei primi anni nell'Unione Sovietica, un paese che ha tradizioni importanti in questi due ambiti. Sta effettuando gli ultimi esercizi di stretching per essere pronta alla sua prova, legata su se stessa. Ricordiamo che appunto lei in questa posizione tenterà di battere il record di maggior numero di palloncini scoppiati. Sì. Sta togliendo le scarpe. Sì, toglie le calzature, deve avere un appoggio massimo a terra, si ritorna in una posizione normale, vediamo l'assistente che si prepara a inserire il pallone. È veramente, veramente quasi inguardabile, davvero, perché fa, è di gomma. Ha spruzzato qualcosa sulla schiena, cosa ha spruzzato Marco? Ha spruzzato un unguento. Credo abbia avuto un leggero stiramento nei giorni scorsi durante... Siamo pronti? Are you ready? Ok. Un secondo ancora. Questa è la posizione che assume, la posizione di partenza. You ready now? La tipica posizione Three, a ponte. 1, go! La prova è partita. Guardate come spinge il pallone tra la parte alta della schiena e la parte bassa della schiena. Si piega su se stessa. La zona più sollecitata è quella centrale, quella appena sopra la parte lombare, è quella la zona che ha bisogno della maggior... Ecco, questa è la fase più difficile e più pericolosa. Mi spiegava che non tutti i palloni reagiscono allo stesso modo. Il problema è quello nel tentativo di far scoppiare il pallone, di spingere troppo e quindi di arrivare a provocare un danno fisico, muscolare oppure all'apparato scheletrico. Guardate con che abilità riesce a muoversi, una fatta di gomma. Con la sua schiena si piega senza ostacoli. Vedete, questo è un altro pallone che non può scoppiare, viene quindi subito tolto e riparte su un successivo. Niente, neanche questo. Da ma 20 c'è già, anni c'è già un record precedente di palloni? È un nuovissimo record. Nuovissimo record. Abbiamo stabilito il problema è quello. Deve rendersi conto che non può spingere più di tanto per provocare, nel tentativo di scoppiare il pallone, non deve perdere la posizione controllata. Brava, come avete visto, la contorsionista e tenterà di esplodere dei palloncini con un movimento assolutamente innaturale, cioè piena attaccata alle gambe. Marco Frigatti. Ecco, allora, guardate, effettivamente si sta scaldando. Marco, se intanto vuoi dire per favore, allora, le regole di questo record?
Questo record consiste nel far esplodere, come hai già spiegato, il maggior numero di palloncini usando solo la schiena in un minuto. Zlata dovrà inarcare la schiena all'indietro e in modo da sedere, in sostanza. Il minimo per stabilire questo nuovo Guinness World Record è di 10 palloncini scoppiati. Ecco, quel signore che vedete vicino a Marco Fregatti, al suo assistente Lorenzo, con la faccia, diciamo, abbastanza seria, è il marito Zlata e sarà il suo assistente, perché lei ha chiesto che fosse lui appunto a passare i palloncini. Questo è il modo che ha Zlata di guardate, è veramente impressionante la disinvoltura con cui lo fa, incredibile. Sono fondamentali questi movimenti nelle fasi di esercizio, deve scaldare la colonna vertebrale, tutti i muscoli coinvolti in questa, diciamo, operazione di schiena. Guardate, sembra quasi non avere la spina dorsale, ha un'elasticità davvero incredibile. Zlata arriva veramente incredibile, da vedere. Arriva dalla ginnastica artistica, ginnastica circense, ha studiato e si è allenata nei primi anni nell'Unione Sovietica, paese che ha tradizioni importanti in questi due ambiti. Sta attuando gli ultimi esercizi di stretching per essere pronta alla sua prova. Legata su se stessa. Ricordiamo che appunto lei in questa posizione tenterà di battere il record di maggior numero di palloncini scoppiati. Sì. Sta togliendo le scarpe. Sì, toglie le calzature, deve avere un appoggio massimo a terra. Si ritorna in una posizione normale. Vediamo l'assistente che si prepara a inserire il pallone. È veramente, veramente quasi inguardabile, davvero, perché fa... è di gomma. Ha spruzzato qualcosa sulla schiena. Cosa ha spruzzato, Marco? Ha spruzzato un unguento. Credo abbia avuto un leggero stiramento nei giorni scorsi durante... Siamo pronti? Are you ready? Ok. Un secondo ancora. Questa è la posizione che assume, la posizione di partenza. You ready now? La tipica posizione a ponte. 3, 2, 1, go! La prova è partita. Guardate come spinge il pallone tra la parte alta della schiena e la parte bassa della schiena. Si piega su se stessa. La zona più sollecitata è quella centrale, quella appena sopra la parte lombare. Quella è la zona che ha bisogno della maggior... Ecco, questa è la fase più difficile e più pericolosa. Mi spiegava che non tutti i palloni reagiscono allo stesso modo. Il problema è quello nel tentativo di...